La pittura illusionistica delle volte si basa su effetti visivi come lo scorcio, l'alterazione della prospettiva e il trompe-l'œil, che contribuiscono a creare sorprendenti illusioni di profondità in un'immagine piatta. All'inizio del XVIII secolo in Italia si contavano molti abili praticanti della tecnica dell'affresco illusionistico, ma fu il veneziano Giambattista Tiepolo a elevare quest'arte a un livello senza precedenti, realizzando schemi decorativi dai colori brillanti e pervasi dalla luce. Nel 1750 gli fu offerta la commissione più prestigiosa della sua carriera, la decorazione della residenza di Carl Philipp von Gefenklau, nuovo principe vescovo di Würzburg in Germania. Il principe chiese a Tiepolo di decorare la grandiosa scalinata che conduceva ai suoi appartamenti con un enorme affresco sulla volta. La funzione principale della decorazione della volta era quella di glorificare e rendere immortale il principe vescovo. Sulla sommità vediamo la figura della fama che porta al dio Apollo un suo ritratto avvolto in un mantello di ermellino, mentre le personificazioni dei quattro continenti si collocano lungo i bordi rendendogli omaggio. Sebbene questa autoesaltazione possa risultarci fastidiosa ed esagerata, l'affresco è un vero capolavoro di immaginazione e bravura tecnica. L'opera è inoltre un trionfo dell'illusionismo perché la sua composizione è studiata per tenere in considerazione i diversi punti di vista del visitatore che sale la scalinata. La visione iniziale dell'osservatore che sale la prima rampa di scale rivela il continente americano, rappresentato da una squaw con indosso un copricapo di penne e a cavallo di un coccodrillo. Un uomo in abiti europei, con in mano un supporto per disegnare, è un artista che si sta arrampicando sulla cornice per documentare i costumi del Nuovo Mondo. In cima alla rampa, le scale si dividono in due e si può scegliere se andare a sinistra o a destra, imbattendosi nella rappresentazione dei continenti asiatico e africano. L'Africa è simboleggiata da una donna seminuda con indosso un turbante, seduta in groppa a un cammello, è osservata da un dio del fiume che personifica il Nilo, mentre mercanti turchi sorvegliano l'operazione di carico delle merci in una barca. Un elefante e uno struzzo completano l'effetto esotico. L'Asia invece siede su un elefante di fronte a due dei suoi sudditi. Sullo sfondo ha luogo una caccia alla tigre mentre un europeo prepara delle merci. Salendo in cima alle scale, il visitatore può ammirare su uno sfondo architettonico l'Europa seduta su un trono mentre impugna uno scettro, simbolo del trionfo della civiltà e delle arti, con al seguito un vescovo, due accoliti e musicisti insieme all'architetto del palazzo, Balthasar Neumann. Tiepolo introduce inoltre un ritratto di se stesso e del figlio Gian Domenico, che lo aiutò a completare l'opera. Al di sopra delle figure allegoriche, che rappresentano i quattro continenti, gli dei si riuniscono per celebrare il committente di Tiepolo. In un'esplosione di luce, Apollo avanza dal tempio per compiere il suo tragitto quotidiano con il sole attraverso il cielo. Due figure femminili portano i suoi simboli, la lira e la fiaccola. Sono presenti anche Venere, Marte, Mercurio e Giove. E tra gli emblemi e figure che si affacciano nel vortice delle nuvole spicca Diana, dea della caccia, e Vulcano, dio del fuoco. Questo capolavoro di Tiepolo fu ammirato nella sua epoca e ancora oggi ci colpisce per la sua maestosità, uno splendido palcoscenico per celebrare la gloria umana. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!